Questo programma è offerto da Autonoleggio, PM Servizi SRL, affiliato Avis Budget Group presso Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme. Buongiorno Lamezia, buongiorno Bernadette. Bernadette, come Francesco. Stai? Francesco. Io benissimo, tu? Abbastanza bene, diciamo, abbastanza bene. Un'ambientazione nuova questa mattina almeno. Siamo veramente un bel bar, siamo al bar qua della nostra amica Giovanna, bar Revolution. No, cazzo, è così. È inglese. Revolution. Bar Revolution, via Biscardi. Vicino il parco Peppino in Pastanza. Via Biscardi. Via Roberto Biscardi. Come? Bene. Via Roberto Biscardi. Perché c'è scritto? No, Biscardo. Via Roberto Guiscardo. Guiscardo, no Biscardo. Guiscardo, Lamezia Terme. E basta, confetteria, cornetteria, gelateria, apertimi, cazzo, c'è già tante belle cose. Aperitivo c'è. È aperto per l'aperitivo, bar, gelateria, aperitivi. E salutiamo la signora Giovanna. Allora, salutiamo. Iniziamo con salutare il nostro amico Domenico. Domenico. Sempre presente a Domenico, salutiamo a Domenico e poi voglio salutare a Tonino, lo sai che ti vogliamo bene, lo salutiamo a lui, pure Maria Chiara, che si trova a Roma, se non alla camera. Comunque domani mattina c'è Maria Chiara, no? Sì, c'è Maria Chiara. Chiara e Bernadette. Bernadette. Ok. Come una cosa ti chiami tu? Come la Madonna di Lourdes. Non la Madonna, la bambina che ha visto la Madonna. Beh, non ci sono mai andata a Lourdes però, Io però. Io ci sono stata a Lourdes. Davvero? Sì, 8 giorni. Ho fatto vedere anche pure la foto. Voglio chiamare la mia amica Giovanna. Non si vuole fare, è timida Giovanna. Ringrazio i clienti, saluto i clienti, no? Salve tanto, Giovanna. La telecamera non ti fa paura. Stai tranquillo, non ti fa paura. Mi ha raccontato Albino che si è cresciuta. Sì, è vero. Confermo. Confermo. Comunque salute tutti i clienti, le salutiamo, vedi come si bene da saluto. Sì, ma i miei clienti sono particolari. Sì, sono speciali. Sì, a verità. E noi questa mattina ti siamo venuti a fare compagnia, Giovanni. Per me è un piacere. Ci vedrai anche spesso un piacere, qui. L'onore è nostro. È nostro, che ci ha ospitato veramente, siamo a casa grazie nostra. Grazie a voi. Ci ha offerto un caffè buonissimo. Brava Giovanna, grazie. E voglio salutare la mamma di Giovanna, la mia amica Rosetta, la saluto. Ciao Rosetta, ti voglio bene. Oppure Instagram, perché ricordiamo ai nostri telespettatori, noi siamo sui social. Tu devo dire che hai un riscontro pazzesco sui social, Albino. Tutti chiedono di te, ma perché gli fai con questa persona? Ma cosa ci faccio a questo? Io non lo so cosa ci fa. Forse sono simpatico. Sei simpatico. Chiedo scusa che c'è un filo di capelli che ecco. Sei simpatico, sei bello, sei tutto. Bello, Albino. E salutiamo i nostri amici di Instagram, di Facebook. Salutali che ti stanno guardando, siamo in diretta. Salutiamo a tutti gli amici di Instagram. Instagram e Facebook. Instagram. È un social dove le persone. Ora te lo faccio pure a te. Albino Official Page facciamo. Così. Allora andiamo al forismo di stamattina, che dici cos'è? È bello la buona occasione difficilmente si presenta, facilmente si perde. Ripeto la buona occasione difficilmente si presenta,
e facilmente si perde. E lo dici Publilio Ciro. Ciro, Publio Ciro, un drammaturgo romano era. E cosa significa? Spieghiamolo. Che lo spieghi tu questo. Secondo te che vuol dire? La buona occasione difficilmente le cose si perde. Buone, le cose l'occasione buone, difficilmente si perde. Difficilmente però si presenta. Facilmente si perde. Si presenta, la buona occasione difficilmente si... non tutti i giorni si presenta una buona occasione. E però, come si presenta, difficilmente come si perde. Si perde. Dobbiamo stare attenti a non perderla. Diciamo che qui è un carpe diem, dobbiamo cogliere l'attimo almeno. Non dobbiamo farci scappare le occasioni. Questo per i giovani, per tutti, no? Sì, non sì. Facciamoci scappare le cose buone. Le cose buone. Attenzione, quindi è una cosa bella. Poi, i nostri? I santi di oggi. Salutiamo il nostro, Sua Eccellenza, il Vescovo di Lamezia Terme, Sua Eccellenza. Amico. Giuseppe Schigliacci, lo salutiamo. Siamo stati a cena con il vescovo, te lo ricordo. È una persona troppo buona, dai. Umana. È buonissima, è una persona alla mano, mi si dice. Un tuo grande amico. Alla Nicassese, è alla mano. Va bene, i santi di oggi. Santo Edmondo, re Marte, hai detto tutto. Beata Maria, Fortunata Vite. Ma te li sei riletti? No. Santo Silvestro Vescovo. Bellezza. Ma oggi, amici bellissimo, di Instagram bellissimo. E telespettatori, oggi, Albino il tempo, con me... Facciamo il tempo. Il tempo. Oggi, diciamo, lo vedete. Domani dovrebbe essere buono. Fa freschetto domani. Però, fa freschetto. È pure tempo suo, no? Finalmente. No, deve fare freddo, perché hanno morire ste microbi. Che ci sono microbi in giro, no, l'oroscopo, voglio insetti, vedere. Insetti, che questo dobbiamo l'oroscopo, no, l'oroscopo io no. Io l'oroscopo perché? Lo leggi tu. Il mio, tu sai che segno sono? Io. Aspetta, prima me lo leggo io. Che sei? Dopo, segno, acquario. Acquario. Allora, luna anonima, ma per lo meno buona, amica del vostro governatore. Mamma mia. Che bellezza. Reali stamattina siamo. E tu, leggiti tu adesso. Io indovina che segno sono, che faccia ho, che segno mi daresti? Non mi dire che sei vergine. No, ma mi porto vergine, cano. Maria è vergine. No, Maria è coso, Capricorno è un'altra cosa. Che segno sei? Indovina che ho detto. Allora ti dico le mie caratteristiche. Ok. Sei nato? Sono nata il 6 agosto, quindi d'estate. Gemelli sei. No, è che? Non lo sono so. Feroce. Scorpione. Leone. Sei feroce, leone. Dove ero leonica? Ora vedo. Qua, vedi, 23.7, 23.8. Vedi, scusa che è una telefonata di urgenza. Perché la discorso è il mio editore, però devo rispondere. Perché chi è Albino? Albino chi è? Ecco, mia figlia. Ah, è giusto che... ascoltiamo. Stefania, dimmi. Senti, avevo chiamato, sono in diretta della rassegna stampa. Come stai stamattina? Ciao Stefania. Vengo, mi prendo Pietro. Va bene, quando finisci? Ok, va bene. Signora Giovanna. Ok, ciao. Albino mi ha lasciato da sola davanti alla telecamera. I figli sono pezzi di cuore. E i figli sono pezzi di cuore, dice. E Pietro. I nipoti poi sono più di pezzi di cuore. I nipoti sì. Tu che c'ho fai? Mio nipote che vabbè. Come mi vede? Dopo vedi mio figlio, pare segna sempre. Ma si chiama Albino tuo nipote? Non Albino mi chiamo. E loro come si chiamano? Albino pure? Che? Perché qui si usa al sud, in tutta la parte Italia. Che i nipoti prendono il nome del nonno. No, si chiama Pietro, come Pietro. Il suo nonno. Ah, il suocero, ok, va bene. Il suocero di mia figlia. Va bene. Maschio, comanda sempre un maschio. No, Albino, questo non me lo devi dire, Albino, no. Come qua no, ci litighiamo questa mattina. E si prende sempre il cognome del papà, no? Questo del sì, nonno. Generalmente. È una cosa normale. Però non comanda l'uomo Albino. Non è che comanda l'uomo, voglio diciamolo dire. Diciamolo perché non è che comanda, insomma è la legge. Questa è la legge. Una legge?
È un'usanza, diciamo. È un'usanza, è una cosa che si deve fare. Scusa, mio figlio si chiama Ottaviano, mio papà si chiamava Ottaviano. Ma no, non è una legge, però. Non è che è una legge. Anzi, mio papà mi diceva, non lo chiamare come me. Perché vorrei chiamare? E devi chiamare Ottaviano. Vabbè, è una cosa bella, è un'usanza. Vabbè. Io leone sono comunque. Leone, 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 dov'è tu leone? Ecco leone. Okay. Lavoro in finanze. No. Dove sei che tu in finanze? No, lavoro magari almeno. In finanze. Lavoro e finanze. No, lavoro e finanze. Sono il punto di forza della giornata. Della giornata. Due punti, Gesù. L'ascensione dei poteri. La sensazione. La sensazione di poter dominare gli eventi. Basta. Vi rafforza l'autostima e il self. Leggilo questo. È il self crotrofe, mamma mia, no, che parola difficile. È come c'è scritto qua. È inglese, è come Revolution. Self un cotron. Una trattativa di. No, hai capito? Passiamo a stare. E digli il tedo tu, per favore. Tu stai rovinando. No, non è vero. Vi rafforza l'autostima e il self-control. Il self-control. Mantenere i nervi saldi. Salve, va capito? Questo ce l'hai il self-control. Chi ce l'hai? L'abbiamo detto. Santa Chiesa si è fatto meraviglia. Cioè, come aveva totale aiuto. Ma che ho aiuto? Ne ho aiuto. Allora. Mandiamo la pubblicità, che è giusto, pubblicità, a fra poco. Unipolsai Assicurazioni, agente generale dottor Vincenzo Ferraro. Ci trovi a Piazza Rotonda 6, Palazzo Bertucci, alla Mezze Terme e a Chiaravalle Centrale, Corso Gregorio Staglianò, numero 395. Telefono 0968 44 8301 oppure 349 13 35 728. Ottica Center, i tuoi occhi al centro. Ci trovi al piano terra del centro commerciale Due Mari, Maida, in via Lucrezia della Valle a Catanzaro e a Parco del Sole a Maierato a Vibo Valentia. Ecco, dopo la pubblicità siamo lì. Ma stamattina mi stai accorgendo questi capelli che ti erano qua. Non ti danno fastidio. Ah, non mi vedi sei bene. Sei paccarino tu. Non mi vedi bene, Albino, vado bene. Bellissimo, bello. E ora così. Chi c'è Albino, vero? È lui o non è lui? Mamma mia. E ieri mi ha chiamato mia cognata. Ma Albe, ma tu sei troppo. Fu vicino alle donne, ma, che cosa ci fai, Manu? È vero, perché sono, anche per sono strada i miei, lo i miei figli, cioè, sono i miei figli. Bro. È vero, tu sei una persona d'ora, Albino. Mi saluti, Matteo. Saluto Gianmaria e Eva, perché ci vedo. Se tu vieni in diretta, ne vedo. L'abbiamo appena chiusa la diretta Instagram, l'abbiamo salutato perché possono seguirci sui social, ma la rassegna integrale la vedono solo su ST Television. Canale? Però il canale 628, però vanno su YouTube. E sui vanno YouTube. YouTube. O su Facebook. No, Facebook. Facebook vedono i contenuti, Internet. Su YouTube. Internet YouTube. YouTube. Con una B. YouTube. E ora? Presentiamolo, Albino. Lo presento. Io questo qua lo presenterò. Che mi cresce. Albino. Lo presento, va. Vi presento il mio editore Giovanni De Grazia. Noi scherziamo, non è che diciamo. Noi scherziamo, la cosa bella è che scherziamo. Vai Albino, bravissimo Albino. Ciao Albino. Non è che siamo curve o. Te la sei preparata la canzone di dopo? Albino mitico Albino. E ci troviamo al Revolution Bar di Giovanni, via Roberto il Guiscardo. Giusto? Davanti a questo parco bellissimo. Bellissimo, che dovrebbe essere un po' di più rivalutato. Speriamo che il nuovo sindaco faccia qualcosa. Sì. Come questo parco, anche gli altri parchi della Lamezia, perché Lamezia è una città veramente dei parchi e del verde. Certo. Basta avere un po' di cura.
anche perché qui ci sono tantissimi bambini, l'hai visto quanti, esatto, quanti bambini c'erano, magari anche la scuola qua vicino, bravo, potrebbe soffrire di questo verde, e no? Ci auguriamo che il prossimo sindaco, chiunque sarà, tra Pegna o Mascaro, faccia il bene della città, e chi perde deve aiutare il nuovo sindaco. Assolutamente, questa, vabbè, è una richiesta che anche ci, ricordiamo una cosa importante, che noi avremo l'incontro, chiuderemo la campagna elettorale proprio venerdì alle 22 con i due candidati a sindaci della nostra emittente, e poi ci collegheremo domenica sera alle 22:30 per fare la maratona elettorale. A chiusura avremo il sindaco della città ospite in studio. Speriamo. Perciò grande serate ci aspettano a ST Television, in diretta su Facebook e su Instagram. Io volevo ricordare appunto per questo, vai, che sui nostri canali social, su Instagram e Facebook, stiamo aspettando le vostre domande. Perché Giovanni? Perché farete tu, Maria Chiara, quella sera le domande direttamente fatte dai nostri telespettatori. Sì, però non faremo telefonate in diretta, no. I messaggi li leggeremo noi, le domande vostre verranno lette ai candidati a sindaco. Cosa vorreste per la città? Cosa vorrà? Stiamo già ricevendo un sacco di domande, tutte forse non riusciamo a leggerle, certo, però logicamente farà una cernita di quelle che hanno un significato, importanti. Logicamente molti non vengono mandati in onda perché non hanno contenuto, oppure si ripetono, quindi noi le più importanti, le più succulente, diciamo, le faremo ai nostri candidati. Poi volevo salutare, poi lo faccio io, la nostra Maria Chiara, che si trova a Roma alla Camera dei Deputati, che sta facendo un servizio per conto della TV. Sì. Abbiamo mandato a lei come inviata, con Antonio, la Live Med, che stanno facendo un bel servizio alla Camera dei Deputati, lo vedremo nei prossimi giorni. Esatto, in bocca al lupo. Maria Chiara, sta andando anche molto bene, perché bene, ci siamo bene sentito poco fa, quindi... Ho già la Camera, ho mandato, sì, Maria Chiara ormai ha preso ieri, abbiamo accreditato la Camera dei Deputati. Sì, sì, bene, se lo merita. Allora, è una che sta facendo il praticantato, con l'altro lo fai, sì, pure tu, con il lavoro proprio, proprio vivendo la fase giornalistica, vivendo come funziona, insomma, questo è molto positivo. E dobbiamo ringraziare che, te. Così, vabbè, al di là di questo siete brave voi. Questo vuol dire che per fare un lavoro bisogna fare il praticantato, e con tutti i lavori è così, eh? Perché è come una volta, come dice Albino, si va al mastro. Al mastro, sì, è vero. Però non tutti, ti posso dire, Giovanni, non tutti, e questo te ne devi prendere i meriti, credono nei giovani. No, i giovani sono la cosa fondamentale. Se non ci sono i giovani non andiamo da nessuna parte. Sono loro il futuro, è loro che devono andare avanti. Io sono, dirò sempre così, come d'altronde anche Tonino ha detto sempre, il nostro direttore, avanti i giovani. Esatto. Il nostro l'abbiamo fatto, dobbiamo dare una mano a insegnare ai giovani come si va avanti, per quello che sappiamo. Sei tu il nostro. Poi siete maso, voi bravi nello studiare, nell'approfondire, magari quello che abbiamo fatto noi, lo studio, che è molto importante, lo dovete fare voi. Voi siete già due laureate, con il massimo. Io sono una laureanda, Giovanni. Ah, tu ancora? Sono una laureanda, mi devo laureare a breve. A breve, manca la tesi. Sì, sto facendo la tesi. Invece Maria Chiara le ha dato in lettere e filosofia con 110 lode, Maria Chiara. Speriamo di, no, fare lo stesso risultato. Ma lo auguro per te, ma sicuramente ci riuscirai tu, sicuramente, perché sei avanti con gli esami, ti stai preparando già la tesi. Esatto. Brava, brava Maria Chiara, brava Bernadette Serratore. Allora, sono le nostre punte di diamanti. Invece Albino gli tamme c'ha spazzato. No, Albino, Tonina, mia, via, no, fuori, no, no, ed è giusto che sia così. Non è vero, perché voi avete le esperienze e noi siamo delle spugne, quindi da voi stiamo prendendo tutto, vi stiamo, diciamo, assorbendo tutto il vostro voi sapere. Dovete, in senso positivo della parola, rubare il mestiere, nel senso che dovete stare dietro a tanti colleghi, tanti giornalisti che ci sono, tante persone che fanno informazione. Anche dalla negatività si prende la positività, ricorda. Cioè, se tu vedi qualcuno che magari vedi che non è tanto positivo, predisposto, anche da quella persona c'è quel lato sempre di positività. E voi dovete rubare, tra virgolette, rubare non si ruba mai, rubare le idee, rubare il mestiere, imparare proprio, capite come funziona? Ecco. Sì. Però andiamo adesso alla segna stampa. Andiamo. Perché? Se arriva il caffettino ci fa piacere, glielo dice Albino, non ti preoccupare. Ecco, fra poco chi ci porterà il caffè? È una che ha fatto pure i politici, ci farà facciamo un'intervista. No, non è un'intervista, faremo una chiacchierata e ci farà un bilancio su questa campagna elettorale. Sul ballottaggio e sulla campagna elettorale come è stata. Sì. Allora, andiamo alle notizie del giorno.
In Calabria si vota per le regionali, si andrà al voto il 26 gennaio. Stabilita la data, adesso i partiti dovranno accelerare nelle scelte dei candidati. Avranno 2 mesi di tempo per scegliere i candidati. Chi, diciamo, ci sarà un'altra battaglia elettorale qua sicuramente. La seguiremo, seguiremo anche questa perché è molto importante per la nostra regione. L'annuncio è stato fatto ieri proprio dal Presidente del Consiglio regionale Oliverio, manca però ancora il decreto che dovrebbe arrivare da qui a poco. Perciò quindi 2 mesetti di finiamo campagna. La campagna amministrativa comunale e andremo a quelle regionali, perciò sarà ancora altre battaglie che seguiremo noi con la nostra emittente e ci auguriamo tutto bene. Vediamo di organizzare puntate anche con Cantiere, perché no? Certo, argomento, anche perché la nostra campagna è stata breve ma intensa, questa sarà un pochino più lunga, 2 mesi, quindi avremo di che parlare, Giovanni. Certo, no? Anche se quella nostra interna ci ha preso di più, insomma noi veniamo da un commissariamento e la cosa è stata più, diciamo, più combattuta, più sofferta. E però, ancora? È sofferta nel senso che adesso siamo, diciamo, al rush finale, no? Fra 2 giorni si voterà, io invito sempre ad andare a votare tutti, perché se si vuole votare è un diritto, ma un dovere farlo, perché chi non va a votare, chiaramente chiaro, non ha il diritto di lamentarsi. Perciò il cambiamento viene con il voto, esatto. Bisogna andare a votare. Tu sai, Giovanni, che noi andiamo per le strade, parliamo con le persone, no? E appunto stiamo riscontrando questa, perché abbiamo visto anche i risultati delle ultime votazioni che sono stati, diciamo, un'affluenza minima. E invece noi invitiamo i cittadini a andare al voto, perché è importante, come dicevi tu, è un diritto e anche un dovere, Giovanni. Bravo, Bernadette. Mi hai chiamato Maria Chiara, ti manca. È lo stesso. Mi anche tutte e due, insomma, sì, per sì, me sì, siete. Sì, certo, poi non ringraziamo mai Marco Cimino. Vero, fondamentale. Marco Cimino che è fondamentale, Mario mio figlio, Francesco Mendicino, Francesco Sacco. Tutto lo staff che lavora attorno alla nostra televisione. Una redazione. Antonio Mercuri, insomma, tutti quanti. Tutti giovani, tutti i miei coetanei sono giovani. Tutti giovani. O più bello sono io. No, tu sei giovane pure. Allora, una bella notizia che arriva dalla sanità, dobbiamo dire in prima pagina. Oggi ci saranno, parliamo di assistenza ai più deboli. Presto assunzioni o in ospedale rassicura Cotticelli. Speriamo questo Cotticelli ci rassicura, ma poi venga veramente il fatto. Anzi, Cotticelli dice un altro titolo del giornale: le promesse di Cotticelli, un neuropsichiatra infantile entro Natale, poi altre 3 figure. E questo ci fa piacere. Ti ricordi che il 6 novembre quei genitori hanno protestato. Noi l'abbiamo seguito come emittente, ne abbiamo sempre parlato con Tonino. Infatti, una protesta che per il momento ha fatto sì che il commissario ATAC della sanità calabrese Saverio Cotticelli incontrasse una rappresentanza dei genitori dei bambini. Quindi diciamo che la loro battaglia credo che stia dando i primi frutti, Giovanni, certo. Quindi è così. Importante. Guarda, quando si fanno le battaglie civili, giuste, questa è stata una battaglia fatta per la verità da pochi genitori. Però hanno colpito nel segno sia sul lato mediatico e sul lato poi, diciamo, ai dirigenti dell'altro, sì, no? Sì. Che è un problema serio, c'è bambini, infantilità, diciamo disabili. Problemi, queste sono le persone da seguire sempre e comunque. Sì, anche perché magari questi genitori, che erano non pochi, però era un numero che si è fatto sentire, magari ha parlato hanno parlato a nome di tante famiglie lametine che vivono questo disagio. Una bella rappresentanza, infatti hanno chiesto a gran voce i genitori dei bambini colpiti da determinate patologie, quali, quindi non sono poche, ritardo psicomotori, sindrome di Down, autismo, dislessia, paraplegia, sindrome del deficit di attenzione e iperattività, che manifestano ritardo nel linguaggio. Quindi però la stessa notizia, fra poco arriva il caffè, abbiamo Teresa, c'è sulla Gazzetta del Sud in prima pagina, sempre sullo stesso argomento, bimbi disabili. Arriva la soluzione. Attualmente un solo neuropsichiatra si occupa di circa 1500 bambini
il commissario per la sanità annuncia lo sblocco di 4 assunzioni in ospedale, così i piccoli potranno essere seguiti. Questa è una notizia bellissima, prego Teresa, ma no, vieni qua Teresa, metti il caffè qua. Presentati qui. Ricordiamo il bar Revolution. Revolution che si trova in via Roberto Guiscardo. E salutiamo Giovanna, la proprietaria, poi c'è Teresa che... Prenditi la sedia, Teresa, vieni qua, vieni. Perché Teresa... la sedia voglio per Teresa. Perché Teresa è una che ha fatto politica. Facciamo lettere al centro. Sì, al centro. Ricordi che l'ospite va sempre al centro. Perché, vedi, gli devo tengo insegnare. Con me il vassoio, Allora, chi è Teresa? Teresa è una ragazza, donna, più che ragazza, però una donna di una grande è una donna brillante. No, grazie. Grande conoscenza. Ha una grande conoscenza della città e di quello che succede, una grande lavoratrice, è una che fa di tutto per mantenersi con molta onestà. È vero. È una ragazza veramente in gamba. Grazie. Allora, Teresa, perché ti ho voluto qua? Io Giovanni, tanto però prima di iniziare mi devi concedere, devo fare un saluto a Tonino. Certo, e tu vuoi molto bene. Io sì, sono molto legata a Tonino e voglio tanto bene a Tonino, gli auguriamo un in bocca al lupo. Una pronta guarigione e che ritorni presto tra di noi. Ritornerà sicuramente, però adesso piano piano si deve ristabilire e mi auguro tutto bene. Si rimette in forza. Tonino è un guerriero, è il nostro direttore della nostra testata, perciò... Poi deve arrivare a Natale perché deve firmare i documenti di queste ragazze che devono fare l'esame da giornalista. Perciò deve essere. È doveroso, Tonino, ti aspettiamo. Per dicembre. Ma oltre la firma noi abbiamo bisogno proprio del suo sostegno per andare, per affrontare questo esame. Figurati come sono solidale lei e Maria Chiara. Loro non faranno l'esame di giornalista a dicembre se non c'è Tonino. Questo è un gesto che hanno fatto loro veramente grande, perché l'esame dovrebbero farlo da qui a poco. Gli fanno un po' che fargli onore. E loro vogliono che firmi in televisione documenti che andranno a fare l'esame di giornalista, perciò un grande merito a queste ragazze. Assolutamente. Rimandano, diciamo, di un mese questo loro esame, che loro ci tengono tanto perché stanno lavorando per questo e voglio che il direttore sia presente, perciò grande. Quindi Tonino sarà presente. Aspetta, dobbiamo essere tutti. Infatti quando me l'ha detto ieri, ma Bernadette ieri al telefono, ha detto dovremmo fare l'esame, ha detto vabbè, lo fate lo stesso, ha detto vediamo a dicembre. No, mi ha detto lei. E quando verrà a gennaio, a dicembre Tonino, a gennaio faremo l'esame. Faremo. Non cambia niente un mese. Non cambia assolutamente nulla. Allora, perché Giovanni, Teresa? Perché dimmi. Teresa? Perché Teresa è stata una donna anche in politica. È vero. È stata una donna in politica, segue la politica. La seguo, assolutamente sì. È una che si interessa delle problematiche della città. E l'hai fatto in prima linea, poi tra parentesi. Sì, io mi ricordo sì. che tu eri in prima linea. Sì. Però a un certo punto Teresa si mette da parte. Si mette da parte con molto rammarico, perché io l'ho incontrata parecchie volte e ho detto: Teresa, ma tu potresti fare, tu sei una che potrebbe fare politica, potresti partecipare, diciamo, alle attività comunali, perché sei una che si interessa del sociale, è una che si interessa degli animali, è una che si interessa di tante cose. Però tu umilmente hai detto: voglio stare a disparte. E voglio guardare, forse non è il momento per me, non lo so, non ti piaceva il momento, però fammi un riesame un po' di tutta la situazione. Giovanni, perché poi tu non tifi per nessuno, tifi per la città. No, io amo profondamente la mia città e penso che la differenza nasca proprio da questo, perché se ami qualcosa fai di tutto per averne cura. Ma perché hai fatto un passo indietro? Ho fatto un passo indietro perché... Hai avuto le proposte, tra parentesi. Sì, le proposte sono arrivate, sono arrivate diverse proposte che ho rifiutato perché non me la sentivo. Ma personalmente o non ti sentivi rappresentata? Non me la sentivo personalmente e soprattutto perché molto probabilmente non mi sento rappresentata. Ma tu mi Giovanni dici un'altra conosce... cosa, da tutte le linee politiche. Da tutte le linee politiche, cioè, assolutamente cosa, secondo sì. te che non andava? Eppure ci sono stati bei personaggi, bei progetti. Assolutamente, i progetti sono... molti giovani. Sono, potrebbero essere dei progetti validi, poi dalla carta bisogna passare ai fatti e mi auguro che questa volta sia la volta decisiva, perché alla fine credo che non sia assolutamente corretto
che sia la città e soprattutto i cittadini a pagare l'errore di qualcuno. Cosa è mancato secondo te? Cosa non hai trovato? Cosa manca a questi progetti, a questi programmi? No, ma penso che alla fine ai progetti non manca nulla, cioè non è una questione né di progetti né di programmi, perché non devi prendere carta e penna per programmare o progettare qualcosa. Quando ami è naturale fare delle cose, cioè non c'è bisogno che io chiami degli esperti, non c'è bisogno che io abbia dei professionisti, perché tante volte si parte dal presupposto che il professionista possa fare la differenza, ma se il professionista non ama ciò che fa, la differenza non la fa. Tu conosci i miei pensieri, Giovanni? No, conosco i tuoi pensieri, però c'ho un dubbio su di te. Dimmi. Nel senso che tu, al di là, tu hai detto prima, di nessuna lista, centrodestra, sì, sinistra, giro che ti rappresenta, è giusto che tu dica la tua. Però secondo me, Tere, tu hai avuto diciamo una delusione, cioè la delusione da quando ti sei presentato, sì, da quel momento in poi hai creduto poco poi nella politica. Beh, cosa è successo quando tu ti sei presentata? È successo, perché Giovanni, perché sei partita in prima linea, eri forte, hai preso bei consensi. Assolutamente sì, siamo partiti forti. Perciò io credo che è un problema che viene da vecchia data. Giovanni, eravamo gente tra la gente, per cui quando è la gente comune che ha intenzione di battersi per qualcosa in cui crede, e il risultato c'è stato, siamo stati il secondo partito abbiamo fatto la differenza. Ricordiamo con non chi ci è... siamo, eravamo comitato Difendiamo il Lametino, c'era l'ingegnere Grandinetti, abbiamo fatto un percorso straordinario, consensi enormi, consensi da tutta la Calabria. E avevamo iniziato un percorso assolutamente straordinario. Secondo te non si è mantenuta una linea sui programmi che avevate fatto? Bisogna avere coerenza, la politica è fatta di coerenza, la politica è fatta di rispetto, la politica è fatta di dignità. Quindi nel momento in cui viene meno il rispetto, nel momento in cui viene meno la dignità, è inutile proseguire, cioè non ha senso. E questa è stata, diciamo, quello che ti è deluso. Questa è stata la ragione per la quale ho deciso di fare un passo indietro, partendo dal presupposto che io sono una donna libera, Giovanni, perché lavoro, tu lo sai, l'hai precisato poc'anzi, prima ancora di iniziare a parlare, io sono una donna libera. Non ho accettato compromessi e per cui probabilmente l'essere liberi oggi comporta essere e fuori. Questa è una cosa io molto una, grande. Ho una curiosità, se mi permette. Certo. Però dimmi, non continuo, no, scusa. No, no, perché volevo capire se questo passo indietro che hai fatto, sì, è stato dettato anche da un po' di maschilismo che c'è in politica. Abbiamo visto non ci sono state quote rosa. No, in questo devo correggerti perché dobbiamo sfatare questo mito del maschilismo perché... in politica. È nato il maschilismo in politica perché è stata la donna a far nascere il maschilismo in politica. Ovvero? Ovvero, molto probabilmente siamo prese da altre cose, per cui sei mamma, fai la mamma, vuoi fare carriera, devi fare solo carriera e quindi metti da parte quella che è la politica. Io devo dire la verità, io ho fatto politica ed eravamo anche un bel gruppo di donne. In questo caso apro questa parentesi, Giovanni, e tengo a farlo, anche se non è più con noi, tengo a salutare la nostra Mirella che ci ha lasciato qualche anno fa. Sì, sì. E Mirella è una donna straordinaria. E al momento non ricordo il cognome, Giovanni, per cui rischio di fare una figuraccia. Pensaci, Giovanni, durante questa. Ma perché noi la chiamavamo solo Mirella? No, sì, noi la chiamavamo solo Mirella. Mirella. La signora era la signora Mirella, era la nostra mamma sostanzialmente. Esatto. Quindi il maschilismo è in politica non esiste. Forse lo vediamo noi, cioè lo vede le persone, perché sì, il fatto che non ci siano state le quote rosa ha suscitato, sì, come abbiamo visto, sì, ho visto che effettivamente quest'anno è stata, diciamo, solo nei candidati al Senato. Sì, nelle liste invece sono state le liste devo dire che sono state abbastanza equilibrate e anche proporzionate, certo, molto molto bene. È sempre una questione di coraggio. Coraggio, vero. Io penso che sia sempre una questione di coraggio. Io ti voglio fare una domanda adesso, e dopo ti lasciamo il tuo lavoro. Sì. Tu cosa chiedi al Io nuovo cosa sindaco chiedo che al verrà? Nuovo sindaco? Cosa chiedere al nuovo sindaco? Chi sarà?
Ovunque sia, ovviamente lancio il mio augurio sia a Ruggero e sia a Paolo. Conosco entrambi, ho profonda stima sia dell'uno che dell'altro. Io mi auguro che facciano emergere, e pronuncio sempre questa parola, la parola amore, Giovanni, perché io credo che Lamezia sia un figlio e che loro siano genitori. E da genitori quello che gli chiedo è di amare questo figlio, questa figlia, chiamiamola come vogliamo, di rimetterla in piedi, di accompagnarla e di imparare di nuovo a questa città a camminare. Brava, bel messaggio pieno di sentimento. Sì, Giovanni, d'amore. Mi conosci. Si vede che ama la mezza. No, sì, ma lei è una donna veramente eccezionale. Io l'ho sempre stimata. È vero. Ci conosciamo da tanto tempo. È una donna veramente, una che bisogna portare grande rispetto, grande amicizia, perché è sincera, è onesta. Non mi fai è commuovere così, Gio. Lei è così. Chissà, Giovanni, magari alle prossime elezioni la vedremo. Sì, non è ma lei è una che lavora dietro le quinte, non fa mangiare. Sì, no, a me non piace. C'è lei. Una cosa, a me non piace apparire, perché le medaglie non si attaccano. Lei una lei è una combattiva, al di là che del lavoro che fa, che gli fa molto onore, perché lei potrebbe ambire a lavori, con la testa che ha, potrebbe ambire a lavori più importanti. Alti. Perché è preparata, insomma, è una donna preparata, no? Eppure lei lavora in un bar, ha scelto proprio e gli piace, lo fa con amore. Mi piace, Giovanni, perché il bar ti consente di rapportarti con gente modesta, ti consente di rapportarti con gente del popolo. Conoscono le problematiche. E ti consente di instaurare rapporti umani che vanno al di là di uno stipendio, che vanno al di là della carriera. Che importanza sta dando la parola barista o banconista, chiamiamo. Sì. Ma sono i dettagli. È un psicologo, perché poi chi si prende il caffè la mattina magari sfoga delle cose a chiedere del banco che nessuno potrebbe mai sapere. È una delle tante curiosità. E lei è una Giovanni donna molto riservata, perché io sono dal bar per la pettegolezza. Lei è riservatissima. È stata sempre una donna riservata. Brava, Matteo. Sì, sì. Sai ascoltare, sa tanto, ascoltare. Tanto. Si vede. Complimenti. Grazie. Grazie. Continuiamo con lei, perché sì. Sto prendendo gusto. Che dove c'è il Giovanni? Non avevo dubbi. Giovanna, rischio il licenziamento. Mi trattengono qui. Può partecipare? Sì, ha detto di sì, Giovanna. Allora, andiamo alle altre notizie. Lo commentiamo insieme a Teresa. Allora, Teresa, abbiamo parlato. Tu che di sanità te ne sei occupata poi, no? Hai fatto una battaglia, mi ricordo. Abbiamo fatto una battaglia. Allora, questo finalmente è una bella notizia sull'ospedale della Mezza Terme, sui bambini di Sablo, occhi a problematiche. Cotticelli promette un neuropsichiatra infantile. Entro Natale, sì. Cosa ne pensi tu di me? Noi già ne abbiamo parlato, però mi piace avere una tua impressione, una tua idea su questo. Beh, la mia impressione è... Mi auguro che vadano oltre le parole. Ne abbiamo viste tante promesse. Abbiamo ascoltato promesse, abbiamo fatto battaglie. Certo, anche perché tu qui abbiamo visto con Giovanni che sei circondata anche di bambini, perché qui c'è una scuola, quindi forse le problematiche anche dei bambini, diciamo, speciali, così, tu le vivi ogni giorno e magari capisci. Beh, sai, tante volte penso che siano loro i bambini normali e non gli altri. Perciò non so, siamo noi quelli. Sì. Uno mi ha rimproverato. Io li chiamavo pure bambini speciali. È sbagliatissimo, perché loro sono bambini normali. Normali. Gli speciali non vuol dire che la parola speciale. Già fa una differenza. E non deve essere, quelli sono bambini distanza. Normali. Normale. Bambini che. Normale, delle volte trasmetto più loro che un bambino. Sì, hanno una sensibilità perciò maggiore. Allora, l'augurio è che non rimangano promesse, si fanno i fatti. E che si possa festeggiare questo Natale con queste allora, figure. Passiamo, poi qua ecco, vedi c'è un articolo proprio su Pascaro e Mascaro e Pegna a caccia di indecisi e astenuti. Ecco, questo era, perdonami se ti interrompo. Prego, Giovanni, e scusami. È una cosa che tenevo tanto a farla. Per favore, andate a votare. Al di là di quale sia la scelta, al di là se vi possano piacere o non piacere, condividere o non condividere,
le candidature, andate a votare. E questo è importante, noi l'abbiamo detto pure prima, è importante, ripeto, andare a votare, perché chi non vota non ha il diritto di lamentarsi. Bravo. Poi ecco, ultimi fuochi di una campagna elettorale giocata prevalentemente su social televisioni. Sì. Noi ricordiamo che l'ultimo incontro... C'è stato un incontro proprio sulla nostra emittente. Sì, ma anche sulle altre. Sì, ho avuto modo di seguirla. Che cosa ne pensi di quell'incontro? No, ma di tutti gli incontri, dobbiamo dire. No, di tutti gli incontri... Cosa hai visto in questi dibattiti? Cosa ti ha lasciato? Che cosa? Tanta amarezza. Perché? Amarezza, delusione, rammarico, perché tante volte si tende più a prenderla sul personale. E non è politica questa. E questa non è politica, Giovanni, tu lo sai. Non voglio scendere nello specifico di episodi perché non... Certo. Però preoccupatevi dei programmi, esatto, e del fare. Poi le cose personali si invitano davanti a una pizza, un buon caffè e lì possono discutere. La persona civile, sì. Volevo ricordare ancora che l'ultimo incontro sarà proprio nella nostra emittente venerdì alle 22, tra i due candidati sindaci, Paolo Mascara e Ruggero Pegna. E vi ricordo ancora, vi ristancheremo, e la nostra maratona elettorale dalle 22.30 a fine, diciamo, sfoglio, dove sarà ospite il nuovo sindaco in trasmissione, esatto, per parlare della città, esatto, perché siccome fa freddo con la gente a luna di notte non esce da casa. Beh, ma sarà abbastanza calda, Giovanni, e perciò non sentiremo freddo. Seguiteci, avremo ospite, insomma, sì, certo, con i social. Questa nottata, lunga nottata, e poi vedremo. Ti posso invitare per domenica sera? Certo. Vieni in trasmissione, anche se la mattina devi alzare sempre prima di lavoro, perché sei una donna pure notturna e tosta. Vabbè. Molto volentieri. Per mangiare prima i cagnolini. Sì, ci sono i miei piccoli e quelli. Perciò. Allora, andiamo. E venerdì invece ci sarà il confronto. No, quindi ci lasci qualche domanda, così gliela faremo. Qualche domanda? No, però non anticipiamo niente, non te la ce la scriviamo. Però se lei risponde, magari la facciamo pure intervenire. Magari sì. Però me lo prometto davanti ai nostri Giovanni, tu sai che sono una persona di parola. Ti aspetto in televisione domenica sera. Perché i tuoi, diciamo, insomma, i tuoi messaggi, il tuo modo di parlare, piace alla gente. Tu sei una donna televisiva, te l'ho sempre detto, te l'ho sempre detto, è vero, sei sempre legato. Sì. Poi... Io mi imbarazzo tanto. No. Allora, poi andiamo ad altre notizie. Insomma, allora, c'è stato un tamponamento a catena fra ieri sera. Sono rimasto bloccato pure io. Sono rimasto bloccato pure io. Quindi del fuoco del distaccamento di Lamezia sono intervenuti nel tardo pomeriggio di ieri in prossimità della rotatoria di Via delle Foibe per un incidente stradale sul quale sono in corso ancora accertamenti, quindi non si sa ancora responsabili e danneggiati. Interessante che non ci sono stati feriti gravi, perché c'era un po' di feriti in ospedale, però sì, ma c'era preoccupazione ieri sera che qualcuno si era fatto, perciò quando comincia a piovere, andate piano con le macchine, perché è pericolosissimo mantenere le distanze. Lasciare i cellulari in borsa, se squilla, fatelo squillare, vi fermate alla prossima piazzola di servizio, usate il viva voce, ma anche il viva voce di quello che è pericoloso. Perché quando tu guidi, io ce l'ho in macchina il viva voce e mi squilla il telefono e sono in viva voce, automaticamente ti distrai per vedere chi è. Quell'attimo è fatale, perciò anche se in viva voce non rispondete al telefono, fermatevi e parlate. Assolutamente, anche perché le autovetture, i mezzi sono un'arma. Io per esempio sono in autostrada, non rispondo mai a nessuno, mi fermo, non rispondo, proprio è una cosa automatica, lo faccio squillare, mi fermo magari a piazzola di emergenza o se non è importante poi chiamo dopo quando mi fermo l'autogrill. Ma durante che cammino non parlo sull'autostrada, è più pericoloso di una cosa sua, perché devi stare quell'attimo, è fatale. Sì, ma l'assurdità è anche vedere, anche quando sei accodato nel traffico, cioè vedi la luce del cellulare, cioè non puoi guidare, si intralciano il traffico, ed è pericoloso, quindi pericolosissimo. Siamo tutti un po' incoscienti su questo, vero, bisogna fare, perché ogni tanto tutti, non perché uno fa il moralista, no, lo faccio anch'io, lo faccio pure io, però sono errori madornali, anche in viva voce non bisogna rispondere.
perciò è pericolosissimo, perché è la distanza, io vedo veramente. Ma come? Certo, certo. Io ho visto anche persone che si truccavano in macchina. Ma ce ne sono tutti i colori. Quindi sì, sì, è quindi vero. Facciamo un in bocca al lupo a questi quattro feriti che hanno avuto questo brutto incidente, un grande in bocca al lupo e buona guarigione. Per esempio, io quando faccio lunghi percorsi, lo faccio spesso in macchina, e anche fumo in macchina. Perché in città mi succede fumare in macchina, devo dire la verità. Però quando faccio i grandi viaggi, percorsi, anche la sigaretta ti può distrarre. Sì. E mi fermo, cioè ormai ho preso questa abitudine, non fumare, quando, ma oltre al fatto che fumare fa male. E quindi non si fuma, cerchiamo di... Sono un fumatore, che non dovrei fumare, però anche il fumo, la distrazione della sigaretta, è pauroso, sì. È pauroso. Sì, sì, può distrarre. Bisogna avere sempre due mani sullo sterzo, sì, in questa posizione, e guardare avanti, concentrarsi sulla guida. Sì, è vero. Sai che in alcune scuole fanno educazione stradale. L'educazione stradale è importante. È importantissimo. Cioè. Allora, andiamo avanti. Parliamo della saga. Processo Eumenidi, ve lo ricordate tutte le persone che ci fu, scandalo sacro, proseguono le audizioni dei testimoni. Vuoi leggere questo articolo, Maria Chiara? Sì, Bernadette. Maria Chiara, oggi Maria Chiara. Le assunzioni col progetto Garanzia Giovani alla SACAL è stato il fulcro dell'udienza di ieri al Tribunale Lametino nell'ambito del processo scaturito dall'operazione Eumenidi, che due anni fa ha fatto luce, secondo l'accusa, su presunti illeciti nella gestione della SACAL, la società che gestisce i tre aeroporti calabresi. Bene, bravo, brava Bernadette. E poi andiamo avanti, scontrato l'abbiamo detto, poi sì, c'è poi stato... c'è stato anche i nuovi controlli antidroga negli istituti scolastici. Questo, ecco, questo è un altro tema scottante, perché nelle scuole gira molta, diciamo, sostanza superfacente. Fanno bene la polizia, i carabinieri, la guardia di finanza, vigili, chiunque fa questo lavoro, e con, diciamo, con i cani antidroghe a fare questi controlli, perché veramente sta diventando una piaga. Certo. Di anche questi banditi spacciati, mamma che modo, che no. I ragazzi, fidati che i ragazzi la prendono come per sentirsi parte di un e gruppo, noi dobbiamo essere, a volte. E noi dobbiamo essere, che non è una moda, è una moda che distrugge la sbagliata. Vita. Bisogna avere personalità, il coraggio e non mischiarsi nel branco. Però e quando vedete questa gentaglia vedere, fuori, certo, chiunque sia, denunciate, avvisate il preside, avvisate gli operatori, genitori, i professori. Avvisate, che è interessante, sì, che quando vedete facce strane davanti alla scuola, che potrebbe essere chiunque, è meglio avere un controllo che arrivare rischiare. Andiamo avanti. Poi torna a casa la stagione teatrale, questa l'abbiamo anche affrontato. Per la prima volta iniziamo senza il patrocinio del comune di Lamezia Terme. Quindi... E Teresa è un'altra che di teatro si è occupata. Mi sono occupata un po' di tutto. Un po' di tutto, certo. Sei contenta di questa apertura finalmente? Certo. Certo. Tu che ami il teatro. Io adoro il teatro e beh, torna a casa la stagione. E siamo contenti. Non possiamo che darle il benvenuto. Certo. Poi Giovanni, questa è una cosa che ti interessa, i successi per la Paralimpica, grazie ad Alvaria, e questo è ecco, sì, sono stati in Sicilia. Sì, dovevo andarci, non sono andato perché io sono andato a Follonica. Non ho potuto seguire, diciamo. No, non puoi dividere, non puoi fare tutto, Giovanni, sono però solo. Noi seguiamo attivamente l'Arvalia. Però ci sono molte iniziative per quanto riguarda Arvalia. Ieri mi sono incontrato col presidente federale io. Ci saranno parecchie iniziative in questa stagione tra la Federazione Italiana Nuoto, Federazione Italiana Nuoto, l'Arvalia Lamezia e poi con altre realtà. E natatori che ci sono in Calabria, tra cui Reggio Calabria, tra cui il Crotone, insomma ci saranno. Diciamo che il nuoto è uno sport che sta, sì, però Arvalia insieme alla federazione avranno grandi iniziative anche nella nostra piscina comunale di Lamezia Terme. Sì. Perché Arvalia, insomma, è una si città. Si sta facendo nazionale. Valere, si sta no, facendo valere, e i ragazzi lavoro. Anche la mattina stanno. Ma lo sai come si fanno valere per le città? Quando è tutto a posto. Giustamente, perché a posto le società non si fanno valere. Non si fanno... Noi abbiamo avuto che Arvale è creduto nel progetto Lamezia e ha vissuto degli anni neri, nel senso di non agibilità, di manutenzione della piscina con molti sacrifici e con soldi che hanno investito loro per una cosa comunale, e bisogna dare il premio a questa società romana che ha combattuto e ci è riuscita poi a risolvere i problemi della piscina comunale. Se infatti adesso è in piena attività e funziona benissimo, è ritenuta una delle piscine più belle d'Italia. Ok, quindi noi ce ne occupiamo.
occuperemo con te Giovanni, seguiremo anche il nuoto. Poi altri risultati, e questo è importante, lo voglio dire. Ti ho detto altri risultati? I risultati importanti del nuoto. Ah, no, pensavo detto che sta dicendo, vabbè. Abbiamo finito, eh? Sì, abbiamo finito. Solo questa cosa, lo sai, il brano di Juice, un giovane lametino, sì, no? Dark Fox, è stata affidata alla produzione. Quindi giovani lametini che si fanno valere. Siamo contenti, Giovanni. Siamo contenti, sì, per i giovani lametini. Noi ringraziamo con il cuore Teresa. Grazie a voi, Giovanni. Per la sua disponibilità che ci ha dato questa mattina nella segna stampa. Ringraziamo Giovanna. Assolutamente. Giovanna sì. È il bar Revolution. Revolution in via Roberto Guiscaldo delle Mezze Terme, un bar di giovane donne. Sì, io la vorrei un attimo qua, Giovanna. Giovanna, salutiamo, devi salutare pure tu, perché sennò che facciamo? Noi ti aspettiamo in puntata. Devi venire che è finita la trasmissione, Giovanna. Abbiamo Albino dopo. Grazie Giovanni. Vi aspettiamo a cantiere venerdì. Abbassati, se non ti vedo. Venerdì alle 22. Mi raccomando, cantiere il confronto. Giovanna, grazie tanto. Vuoi dire qualcosa? A tua disposizione. Quando volete venire. Ti abbassare, Giovanni, non ti dare la capa. Albino, già sentiamo le note che sta, no? Vieni, sì, Albino è arrivato, ci vediamo domani. Vi ricordo questa trasmissione andrà in replica questa sera alle ore 20. Domani mattino alle ore 7 e domani poi andrà in onda il nuovo programma. Ci vediamo domani mattina con la rassegna. Esatto. Tonino, riprenditi in fretta, ci manchi, ti aspettiamo. Ciao, grazie a tutti. Buona giornata. Albino Ambrosio, il nostro cantastore, il canterino, vai, chiamate Albino, come volete. Vai, vai Albino. Andiamo. Mamma la rondinella, mamma la rondina, mamma la rondinella, dunque vuole se ne va. Fior di cucuccia, la donna 15 anni è mezza pazza, e dopo 15 anni è pazza tutta, fior di cucuccia. Come ti penso, non mi vieni ricata, ma va tanto, che ti hai amata per passare un tempo, come ti penso. Mamma la rondinella, mamma la rondina, mamma la rondinella, dunque vuole se ne va. Fior di cucuccia, la donna 15 anni è mezza pazza, e dopo 15 anni è pazza tutta, fior di cucuccia. Spiccio di aggio, non mi venire a pezzo con te giù, cadere la ricci come un ventaglio, spiccio di aggio. Fior di venduto, avevo un uccellino che è volato, avevo un grande amore e l'ho perduto, fior di velluto. Mamma la rondinella, mamma la rondina, mamma la rondinella, dunque vuole se ne va. Acqua corrente, la pace voglio fare col mio amante, che quando mi ha lasciato era innocente, acqua corrente. Acqua di ruggia, ho visto cuore mio come s'arraggia, s'arraggia a poco si distruggia, acqua di ruggia. Mamma la rondinella, mamma la rondina, mamma la rondinella, dunque vuole se ne va. Fior di limone, con la farina si ci fa il pane, e con le femmine si ci fa l'amore, fior di limone. Mamma la rondinella, mamma la rondina, mamma la rondinella, dunque vuole se ne va. Mamma la rondinella, mamma la rondina, mamma la rondinella, dunque vuole se ne va. Ok, grazie, grazie. Allora, voi già sapete, senza che ve lo dico di nuovo, sapete dove siamo? Siamo al Bar Rovo Revolution della Mezzia Terme, contrata scena, e io la chiamo contrata scena. Via Roberto, cosa stesso? Tanto scena è. Salutiamo la signora Giovanna, saluta il suo marito, i suoi figli e la mamma Rosetta, che la saluto.
Io saluto tutto il pubblico qua che c'è. Pure e ci vediamo in Instagram. Salutiamo la signorina Benedetta, finalmente hai detto pure, al nostro amico Domenico, e io voglio salutare sempre, la saluto, la nipotina, Sveva, la saluto a lei, alle nonne, papà e mamma. E poi un saluto, un grande saluto veramente di cuore, e lo faccio al nostro direttore della testata, ST Televisio, 628, signor Tonino Amatulla. Ciao Tonino, lo sai che ti voglio bene. E a Maria Chiara, domani abbiamo a Maria Chiara, no? Domani abbiamo un'altra ragazza. Con la... Eh sì, certo. Ormai domani dobbiamo essere qua. Vabbè, la salutiamo a Maria Chiara, che domani è qua di nuovo con noi. La salutiamo di nuovo. Tanti belli baci. Ciao Maria Chiara, sei forte. Allora, ci vediamo domani mattina. Lo saluto orario sempre qui al bar Revolution, va bene, della nostra amica Giovanna. A domani, ciao ciao a tutti.